L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 8 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'eccellenza dell'anno innovazione Green Packaging Pharma. E il premio va a Airpack. Airpack, per essere un leader e un gruppo specializzato nella produzione di packaging farmaceutico dal 1912, gestito dalla quarta generazione della famiglia Diaz, per porsi ogni giorno l'obiettivo di fornire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto e l'obiettivo di sostenibilità ambientale, al fine di preservare le risorse energetiche per le future generazioni. Lo diciamo un'altra volta la data da cui... Direi di sì. 1912. 1912. Un anno e... Siamo alla quarta generazione. Un anno e festeggiamo, cosa sono, i 110 anni? Sì. Complimenti a Airpack, eccoli. Ecco la quarta generazione che avanza per quanto riguarda questa compagnia. Senza interruzioni. Buonasera. E complimenti. Il premio è vostro e anche il palco. Accentratevi un pochino. Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV, oggi parliamo di eccellenze e ho il piacere di avere in studio con me la dottoressa Letizia Valentinetti, ufficio marketing e comunicazione Airpack, un'azienda che si è aggiudicata i Le Fonti Awards come eccellenza dell'anno, innovazione Green Packaging Pharma. Benvenuta. Grazie, è un piacere essere con voi. Dottoressa Valentinetti, congratulazioni per questo riconoscimento. Grazie. Le chiedo subito un commento a questa vittoria. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, in particolar modo per l'ambito, il green packaging appunto. Airpack è infatti molto attenta alle tematiche ambientali, l'intero staff è coinvolto in un impegno quotidiano fatto sia di piccoli gesti ma anche e soprattutto di importanti iniziative che trovano un fondamento scientifico, tecnico. Abbiamo intrapreso infatti un percorso che mira ad adeguare i nostri processi nell'ottica di ridurre quello che è l'impatto ambientale delle nostre produzioni. Da anni infatti siamo consapevoli dell'importanza delle tematiche green e quindi questo riconoscimento, questo premio motiva i nostri sforzi, diciamo, ci gratifica e ci motiva a continuare in questa direzione. Ecco, quanto è importante l'innovazione e la sostenibilità in un settore come il vostro e quali sono i principali traguardi che avete raggiunto in Italia e nel mondo? Noi di Airpack crediamo che queste tematiche siano di grande attualità e di grande rilievo, in particolare per quello che è il nostro settore, il settore farma, ma siamo anche consapevoli che necessitino di un impegno e di una maggiore consapevolezza sempre di più, un coinvolgimento sempre più diciamo ad ampio raggio. Per questo motivo ci adeguiamo a quelle che sono le normative imposte dal nostro settore di riferimento, il settore farma, ma allo stesso tempo ci proponiamo come precursori in quello che è l'ambito dell'innovazione e della sostenibilità. Nel corso di quest'ultimo anno abbiamo portato avanti numerosi progetti che riguardano gli aspetti ambientali, tra i quali ci pregiamo di poter citare una certificazione appena ottenuta che è la ISO 14064 relativa alla carbon footprint di organizzazione. In quest'ambito, in collaborazione con l'Università della Tuscia, abbiamo potuto quantificare e rendicontare quelle che sono le emissioni di gas ad effetto serra provenienti dalle nostre produzioni. In particolar modo abbiamo concentrato lo studio anche su uno specifico prodotto. Questo progetto si affianca ad altre attività altrettanto importanti che, oltre ad avere un risvolto dal punto di vista ambientale, toccano anche temi etici, sociali, come ad esempio l'inserimento della nostra azienda all'interno della piattaforma EcoVadis, oppure la piantumazione di alberi in collaborazione con Tridom, che diventano anche una fonte di sostentamento per le popolazioni autoctone.
Questi sono dei progetti recenti che si vanno ad affiancare ad altre attività che invece portiamo avanti già da molti anni, come ad esempio la scelta di materie prime provenienti da fonti, filiere gestite in maniera ecosostenibile e in accordo a quelle che sono le certificazioni FSC e PEFC e l'impiego di inchiostri privi di oli minerali. Ultimo ma non in ordine di importanza, l'energia che utilizziamo per le nostre produzioni è proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Bene, quindi ci ha parlato appunto di questi progetti messi in atto, ma parliamo anche del futuro, quindi cosa avete in cantiere e anche qual è la chiave del successo per Europac? Allora, di sicuro continueremo a portare avanti questi progetti con una sempre maggiore energia, con una sempre maggiore attenzione. Abbiamo intenzione di tentare di coinvolgere un po' tutta la filiera, per cui di coinvolgere in questi progetti i nostri fornitori e abbiamo in mente di proporre ai nostri clienti alcune attività, alcuni progetti volti ancora alla riduzione delle emissioni in atmosfera e all'impatto ambientale delle nostre produzioni. Attività che già svolgiamo e che continueremo a fare è l'ottimizzazione della produzione e della logistica tra i nostri siti e sicuramente continueremo le attività di ricerca e sviluppo per l'individuazione di alcune soluzioni in un'ottica green da poter proporre al mercato. Alcune di queste le presenteremo già alla fiera che ci sarà a novembre dal 9 all'11 a Milano, la fiera CPHI, dove saremo ben lieti di potervi accogliere sul nostro stand. Bene, grazie alla dottoressa Letizia Valentinetti, Ufficio Marketing e Comunicazione Europac, ricordiamo azienda che ha vinto le Fonti Awards come eccellenza dell'anno Innovazione Green Packaging Pharma. Grazie. Grazie a voi. Ancora.